Presidente Di Maltese, poche ore dall'elezione, quali sono le priorità per la sua amministrazione? Ma le priorità le ho dette già in campagna elettorale, soprattutto il lavoro, le politiche giovanili, il benessere sociale. Poi ci sono quelle che sono deleghe specifiche quando riguarda scuole sicure, infrastrutture e ambiente. Per la scelta degli assessori dovrà prima parlare con... È logico che dovremo ascoltare i segretari di partito, vedremo. Ha già qualche idea? No, non ho nessuna idea, penso che sia prematuro, insomma. A distanza nemmeno di 24 ore dal risultato finale, penso che non è il momento di parlare di questo. Però affronteremo nei giorni prossimi questo discorso. Una piccola analisi del voto, se l'aspettava, è più una non vittoria me vostra o una sconfitta degli Mi aspettavo avversari. Una vittoria, ma certamente non di queste dimensioni. Ma io penso che è stato anche merito nostro di aver saputo impostare una campagna elettorale su proposte serie che i cittadini, gli elettori hanno recepito, e quindi di questo sono contento, e insieme alla squadra che sarà con me, che guiderà questi prossimi 5 anni, speriamo di poter dare dei risultati dimostrando che è un modo di amministrare diverso da quello che è stato i 10 anni di amministrazione centrosinistra, che ha solo polemizzato senza dare nessun risultato. Il dato di Termoli e di Campobasso la preoccupa un po'? No, assolutamente, perché Campobasso si può dire che abbiamo quasi pareggiato, 49, qualcosa, Termoli 46, ma va bene così. Sì. Ex collega! Ti posso salutare? Presidente. Grazie, grande presidente. A posto, come stai? È distrutto, come stai? Tutti noi. Non ho dormito anche.